Il cronoprogramma dei lavori predisposti della navigazione Lago d'Iseo per il 2021, d'intesa con l'autorità di bacino e con Regione Lombardia, si sta completando in questi giorni ed ha visto un investimento complessivo che si aggira su 1,5 milioni di euro. Abbiamo già concluso tutta una serie di interventi, in particolare il pontile di Sarnico 2 è stato rifatto nuovo, è stato rifatto completamente l'avampontile con sistemazione della sponda e del lungolago di Sarnico 1, poi a seguire sono stati sviluppati interventi sul pontile di Castro e Carzano 2. Abbiamo tuttora in corso aperti dei cantieri, qua a Costa Volpino nel cantiere navale, a Pisogne dove stiamo ristrutturando la parte di avampontile e verrà posato un percorso per ipovedenti. Abbiamo aperto anche un cantiere che è in fase finale di conclusione a Predore Ponecla. È il secondo pontile della località di Predore che veniva utilizzato in emergenza ma che era in condizioni praticamente inutilizzabili già da diversi anni, quindi è stato fatto un grosso intervento di rifacimento completo sia del pontile che dei pali di via e di ormeggio. A Sarnico è stato fatto l'investimento più cospicuo con la realizzazione di un nuovo pontile necessario nella stagione estiva, con ulteriori interventi per migliorie tecnologiche sul pontile Sarnico 1, con un costo di 450.000 euro ed un'economia di 24.000 euro sul preventivo. Gran parte dell'intervento ha riguardato soprattutto la sistemazione della sponda e del lungolago, quindi sono lavori, diciamo, che non si vedono da fuori, ma erano assolutamente necessari per ripristinare un tratto di pavimentazione che stava collassando. Ma un po' ovunque sul Sabino i pontili di navigazione sono stati sottoposti a verifiche e interventi i cui costi complessivi hanno superato il milione di euro. Nei prossimi giorni il programma verrà completato con un intervento specifico a Pisogne. Dove abbiamo la possibilità, man mano che riusciamo a intervenire sui pontili, predisponiamo anche i percorsi per ipovedenti. Ma non sono queste le uniche notizie positive per un anno difficile che tutto sommato si sta concludendo bene. Infatti, anche i dati passeggeri al 31 ottobre sono ulteriormente confortanti. A livello di passeggeri e di introiti è stato superato l'equivalente mese del 2019 e abbiamo ripreso i nostri valori di crescita a cui eravamo stati abituati fino a 2 anni fa.